cinema, siamo al cinema, nuovo cinema Nusadella di Bologna, per cui essendo in un cinema direi che l'ospite di questa puntata di Un autore nella cultura sia inevitabile che essere un attore. Esatto. Attore, siamo qua in compagnia con l'attore, tra l'altro reduce del recente successo Horror the Pyramid, di cui comunque avremo modo di parlare. Io ti ringrazio Jack per essere mio ospite. E io ringrazio te, Fabrizio, per questa bella Chiacchierata, diciamo. chiacchierata che mi dai. Allora, io parto subito in quarta, sai che qua non ci Certo. sono segreti, non ci, è tutto genuino. Dunque, io innanzitutto sono sincero nel dire che oltre ad ammirare il tuo percorso artistico, io ti ho conosciuto anche come persona e penso che tu sia oltre che un attore, una persona vera, nel senso che tu credi in quello che fai, cioè credi proprio il tuo percorso artistico non è stato facile, questo diciamo, però la tua costanza, la tua tenacia ti ha permesso comunque di raggiungere dei risultati, giusto? Tu vuoi raccontarci un pochino com'è stata la tua genesi artistica e anche le difficoltà che hai dovuto attraversare? La mia genesi artistica è partita purtroppo non prestissimo, un po' sul tardi, a tardi età, per tanti motivi personali, anche economici, non lo nascondo. Poi sì, ci sono state e ce ne sono ancora difficoltà comunque nell'andare avanti e nel crescere in questo mestiere artistico come attore, però non mi sono, Ti diciamo, sei arreso? arreso e continuo ad andare avanti e continuerò ad andare avanti, questo lo dico e lo prometto anche. Tra l'altro io so, cioè, so che tu sei stato anche abbastanza tenace nello scegliere anche i tuoi lavori, cioè tu sei abbastanza selettivo nelle cose che fai, per quanto tu spazi molto su diversi generi, perché tempo fa mi dicesti che non vuoi restare legato magari alla figura del gangster, Esatto. perché vedendo magari i tuoi lineamenti abbastanza duri, i tuoi capelli neri, su, ti potrebbero associare forse più questa figura. Sì, mi offrono sempre quei personaggi del tipo o il poliziotto o il delinquente oppure il gangster, però io Pop-up, un po' pulp, diciamo. esatto, che con tutto il rispetto adoro, è bellissimo, a me piace tanto e quando mi offrono questi personaggi li faccio sempre volentieri e mi diverto, perché quella è la cosa più importante, è divertirsi quando fai qualcosa, perché se ti diverti fai divertire anche gli altri. Però non mi voglio soffermare a questi personaggi, perché un attore deve saper fare di tutto e di più, quindi tiro sempre, chiedo di fare anche altre cose, perché non vorrei mai farmi etichettare a quel Certo, personaggio, restare legato a un ecco. determinato Legato, ruolo, certo. esatto. Allora, io farei vedere prima di andare avanti un tuo monologo, secondo me Sì. interessantissimo, e poi avremo modo anche di parlare di quello. Vediamo questo monologo. Loro vogliono che io stia qui, in casa. Hanno detto che un giorno molto vicino, verranno e mi porteranno via. Io non posso uscire, perché se non mi dovessero trovare, sarebbe un vero casino. Se provo a uscire, loro mi lanciano addosso tutto quello che vedi qua dentro. Ah, se li ascolto, loro vengono e sono molto gentili con me, sì, molto gentili. Metti il caso che, nonostante le botte, io riuscissi ad arrivare alla porta di casa. E una volta uscito fuori e chiusa la porta, no, dico. E una volta uscito fuori e chiusa la porta di casa, cosa succede?
succede quello che potrebbe succedere. È troppo per me. È una grande responsabilità. Non credo io possa reggere ad un colpo simile. Voglio dire che forse non sono in grado. E poi metti che loro, così per caso, mi danno il permesso e per motivi vari si ritarda la partenza. Io non so fare il tuo lavoro? Insomma, che faccio? Come mi muovo? Io sbaglio. Sbaglio! Sbaglio! Sì, sbaglio. Eccoci di ritorno, allora. Spettacolare, secondo me, la tua prestazione come mimica. Tu curi molto la mimica facciale, vedo che sei molto, entri molto nel personaggio. Tra l'altro si percepisce proprio questa, le sensazioni che prova il protagonista del monologo vengono comunicate, secondo me, allo spettatore. Una cosa interessante di cui poi avevamo anche già parlato, tu mi hai detto che non scegli però dei monologhi famosi, si piace buttarti nelle cose emergenti. Esatto. E come mai questa scelta, tra l'altro molto, molto controversa, se vogliamo? Esatto, perché mi piace quando vado anche ai casting, oppure anche per un discorso mio personale, mi piace portare dei monologhi di gente sconosciuta. Mm-hmm. E anche perché di solito i casting portano sempre pezzi o di film o di registi conosciuti, eccetera, eccetera. Io preferisco portare questi pezzi di gente sconosciuta e personalizzarli e farli, come posso dire, farli tuoi, sentirli miei, non solo qua ma soprattutto qua nel cuore. E dici che ci sono talenti emergenti anche nel campo del, cioè tu hai avuto modo, sperimentando appunto questo sistema di monologhi di artisti, sceneggiatori, anche se vogliamo emergenti, cioè noti che c'è un certo talento anche in questo settore? Io noto che sì, c'è tanto talento, tanta gente sconosciuta che comunque ha molto, ma molto da offrire e da dare. Basta solo cercarli e valutarli per quello che valgono. Anche perché, tra l'altro, sono, diciamo, il loro lavoro è il, esatto, cibo per un attore. Esatto, perché... esatto. Quindi, secondo te, volevo chiederti anche un'altra cosa. Tu hai detto che in questi casting anche ci sia anche molto, una domanda se vuoi provocatoria, però te la voglio fare comunque, mi dai una tua opinione. Cioè, tutti i casting sono validi? Cioè, tu da attore come pensi, quali indizi potresti dare, quali suggerimenti potresti dare per dire di partecipare a un casting serio per un attore, soprattutto emergente che non sa come muoversi nell'ambiente? Io come tanti altri attori mi sono ritrovato spesso e a volte mi ritrovo ancora in casting un po' fasulli. E cosa posso consigliare? Di stare molto attenti prima di spostarsi, magari di fare una ricerca, chiedere anche a gente un po' più esperta, per evitare di spendere soldi inutilmente e poi ritrovarsi presi in giro, perché nell'ordine del giorno fare questi finti casting o casting tanto per fare, per poi ritrovarsi senza niente in mano, è stato un giretto, un'esperienza e una delusione spesso. Quindi. Che differenza c'è tra la recitazione cinematografica e teatrale? Oh, questa è una bella domanda. Sai che spiace. Allora, io sono partito da una recitazione cinematografica, da una scuola cinematografica, e a livello teatrale sto mettendo piede adesso, negli ultimi tempi. Mm-hmm.
posso dirti che la recitazione cinematografica è una recitazione più, come posso dire, più di sguardi, più ridotta, più, sì, più di sguardi, più essenziale forse. Essenziale, esatto. Invece una recitazione teatrale è molto esagerata? Sì, è molto molto calcata, ci devi lavorare tantissimo. E poi la differenza tra il cinema e il teatro, che nel cinema ci sono i ciak. Quindi se per puro caso un attore sbaglia una battuta, la puoi ripetere tranquillamente. In un teatro, quando ti trovi tanta gente che ti guarda e ti dimentichi una battuta, non è che puoi dire scusate, la rifaccio. No. Però, cioè, però il vantaggio del teatro è che se porti in scena uno spettacolo diverse volte, almeno così mi hanno detto, puoi sempre lavorare, sì, sul tuo protagonista. È vero, è vero. Puoi sempre cambiare le cose pur rimanendo sempre in quel personaggio. Infatti alla fine dicevo, diciamo, non è anche tra virgolette seccante rifare sempre la stessa interpretazione, però no, mi hanno detto che ogni volta è diverso in teatro, perché... In teatro è un'emozione sempre, un'emozione diversa, tutte le volte. E la magia del teatro è quella magia che ti dà la gente quando ti guarda, quando ti applaude, quando è attenta a quello che fai e tu sei attento a quello che fai e sei attento alla gente in quello che ti offre, dagli sguardi, da un sorriso, insomma lo vedi, e quella è la magia del teatro. Quindi dalle tue sensazioni, esatto, penso che rimarrai anche affezionato al teatro, hai detto che stai muovendo prima in passo, però ti piace. Tantissimo, teatro mi piace tantissimo. E continuerò e spero di avere opportunità per continuare. Veniamo al pezzo forte dell'intervista, sì, cioè, ovvero sia il tuo ultimo successo, The Pyramid. Facciamo prima vedere il trailer ufficiale del film, la cui proiezione avverrà anche a breve in queste sale, nella nostra Bologna. E vediamo prima il trailer e poi cominciamo a parlare. Di ritorno da Brividi, io poi sono un appassionato del genere horror, quindi con me
sfondi una porta aperta, anche se so che comunque è stata la tua prima incursione, sì, in questo genere di, se vogliamo chiamarlo, di nicchia, ma forse più di nicchia in Italia piuttosto che all'estero. E tra l'altro so che The Pyramid è stato prodotto e realizzato anche per il mercato estero. Soprattutto. Quindi, soprattutto, quindi è stato, sì, avuto un doppiaggio, quindi vi siete buttati in questa avventura. Sì, sì. Ti chiedo, oltre a parlarmi della tua esperienza in questo ruolo, sì, in uno dei quattro episodi che compongono il lungometraggio, come ti sei trovato in generale nel mondo dell'horror? Beh, allora, è stata un'esperienza bellissima, un po' contrastata dal fatto che avevo un po' di problemi personali, però come esperienza dell'horror è stata veramente molto bella. Posso dirti che mi sono divertito, ho lavorato bene con i miei colleghi e se mi chiedessero vuoi ripeterla lo rifarei senza pensarci due volte. Proprio bello, 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 sì. Hai avuto anche una certa, dovuto affrontare anche una certa fisicità, ma neanche facciale, proprio negli scontri fisici, quindi ti sei fatto un po' anche da stuntman personale, sì, cioè è stato abbastanza tosto anche questo come approccio. È stato tosto e porto ancora dei lividi addosso perché i voli, le cadute che si vedono nel film sono tutti veri, cioè proprio non c'è niente di finto. E il mio episodio è più che una recitazione da dialogo, è stata una recitazione fisica, dove ci sono state varie lotte, varie corsettine, eccetera, e tanti tanti voli naturali. Ho fatto tanti di quei voli in quel film che guarda, cadevo sempre. D'altronde quando si lotta con le creature, i mostri, gli zombie, è così, quindi. Ma divertentissime, divertentissime, sì. E a te fa paura l'horror quando lo vedi? Sei stato un estimatore come spettatore dell'horror? Devo essere sincero? Sì, sì, quasi. Non sono mai stato amante dell'horror, però... Da adesso lo sono e continuerò ad esserlo. Quindi possiamo presumere che sia anche qui ci sia spazio per un'altra incursione in questo genere? Sì, speriamo, sì. Mm-hmm. Speriamo presto. Qualcos'altro, un qualche altro progettino. E volevo chiederti anche questo, come pensi che sia adesso la situazione cinematografica in Italia, soprattutto per un attore emergente? Molto critica, cinema un po' in generale non va un granché bene purtroppo. Speriamo in una ripresa in tempi brevi e un po' per tutti, perché vedo che ci sono dei problemi anche, ho sentito anche su Roma un po' in giro, dove è nato il cinema, dove c'è il cinema. Certo, Cinecittà. Ho sentito tanti colleghi anche ieri parlando con un collega che è uscito da un'accademia e mi diceva non sappiamo dove andare a sbattere la testa, e questo non è un bel segno, questo è veramente molto brutto. Dispiace sentire queste cose. Pensi che nonostante comunque la crisi, in questo senso, per la diffusione comunque del cinema, dei corti o lungometraggi in generale, anche internet, Facebook e vari social network abbiano avvantaggiato questa situazione o affossato? Come la vedi? Cioè, mi spiego meglio, cioè, su internet, capito, hai il vantaggio che il lavoro può essere magari visualizzato subito, ha una visualizzazione forse più capillare, forse a scapito delle sale cinematografiche in cui viene meno proiettato, però d'altra parte ti dà più notorietà, come sei schierato in questo senso? Diciamo che internet, il mondo web del canale, dei vari canali, e ti dà l'opportunità per chi non ha mezzi, per chi non ha conoscenze, di farsi notare. Quindi è un vantaggio per l'attore, ma può essere uno svantaggio per le case cinematografiche, per vari registi, eccetera, perché comunque il cinema purtroppo ha dei problemi, come dicevo prima, e quindi
però cioè uno sfrutta comunque uno sfrutta tutti i mezzi che ci sono per farsi conoscere, per andare avanti. Quindi tu pensi che anche l'industria cinematografica si appoggi comunque molto tuttora sul web, sia un po' il futuro di questo? Io penso proprio di sì, che il web sarà il futuro del cinema, sì. Curiosità mia, per te la recitazione per Jack Gall è più una cosa totalmente diversa dalla propria personalità o comunque c'è sempre qualcosa di te in ogni ruolo che tu interpreti? No, la recitazione per quanto riguarda me, Jack Gallo, non è diversa, cioè io quando recito ma sono sempre Jack Gallo, nel senso che metto più possibile la mia persona, le mie sensazioni, le mie emozioni, e tutto e per tutto Jack Gallo, sempre. Jack Gallo, effettivamente. Esatto. Allora, diciamolo, nome d'arte. È un nome d'arte. Nome d'arte. Esatto. Però tra l'altro sei stato secondo me ben scelto perché immediato, non si suona bene, cioè perfettamente. Ti chiedo se si può sapere come è nata un po' la storia, la nascita di questo nome d'arte, questo volentieri, Jack Gallo. Volentieri. Allora, Jack è nato da un ex amore importante. No. Scoop. Finito, però è rimasto comunque un ricordo bellissimo, cioè finito, ma non male, è finita l'amore. E inizialmente mi fa questa ragazza, io da oggi ti chiamerò Jack. Io gli chiedo, ma perché? Ma perché mi piace di più Jack che Giancarlo, perché il mio vero nome è Giancarlo. Mm-hmm. E da allora sono diventato Jack per tutti, suonava bene anche dentro di me, Jack, 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 e da allora mi sono presentato e mi presento tuttora come Jack. Allora era un Jack dato come soprannome, invece adesso è diventato un Jack come nome d'arte. Poi, siccome è un cognome un po' particolare, quello vero, mm-hmm, e mi chiamo Ciordo, un po' difficile da ricordare. Allora un giorno io ho un carissimo amico che fa il medium, sembrava un po' da matti ma è così, gli faccio: guarda, non so cosa ne pensi se trovo un cognome d'arte da affiancare a Jack. Allora mi fa questo mio amico, aspetta che parlo con una, mi faccio consigliare da un arcangelo molto importante che si chiama Arcangelo Ulle, sembrava un po' da pazzi ma è questa la realtà. Allora dopo un po' mi fa: ma io ci metterei Gallo, 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 e da lì è partito anche il cognome d'arte. Da lì è partito il percorso artistico. Artistico, Gallo, e suona molto bene, Gallo, Jack Gallo. Jack Gallo. Difficile diciamo da dimenticare. No, anzi immediato. Ecco come è partito questo cognome, praticamente donato da un arcangelo importantissimo. Ma è un dono mica da ridere. È un dono per chi ci vuole credere, e questa è la realtà. E comunque ti ha portato fortuna, finora sì, ti sta portando sì, fortuna, sì. Perché sì, cioè comunque di cose ne hai fatte, anzi, ti vediamo un attimo anche questo, perché oltre a film e teatro tu hai realizzato anche qualche, ti ho visto anche in giro per degli spot pubblicitari. Infatti, quindi sì, vediamo questo piccolo spot e poi torniamo a chiacchierare per la conclusione di questa intervista. Spot. Guarda Andrea, bellissima! Si sta divertendo anche tuo padre, lo sai quanto sia difficile tuo padre. E la tua? Pranzo pronto, muoversi! A tavola! Ha capito, caro signore? Scusa mamma, devo andare! Lo chef chiama per il pranzo!
certo che tuo figlio, prima che impari ad usare internet, non è poi così difficile trovare delle buone occasioni per andare in vacanza. Forse potevamo dargli noi una dritta su dove cercare. Cama, per uno stile tutto italiano. Quindi anche paparazzo. È stato anche paparazzo in mezzo, ti ho visto in mezzo a tutti questi flash di queste macchine fotografiche, mi ci rivedo perché anch'io sono fotografo dilettante, quindi spot pubblicitario, anche qual è la differenza? Ci sono i ritmi più veloci nello spot, che cosa? Beh sì, nello spot è molto più veloce, perché di solito gli spot si fanno in un tempo molto breve, molto veloce, quindi è tutta mimica e poche battute. È stata anche quella un'esperienza molto 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 carina, divertente, fare un paparazzo che doveva fotografare, riprendere una bellezza esatto di una bellissima ragazza e, che alla fine fa innamorare questo paparazzo che sarei io nello spot. Ti piace riguardare quello che fai o sei molto autocritico oppure sei contento delle cose che hai fatto? Allora, sì, mi piace riguardarmi, però allo stesso tempo sono molto autocritico. Ho sempre una, non so come definirla, una paura di rivedere i miei errori, perché io comunque rivedendomi rivedo sempre che faccio errori, che dico sempre magari alla prossima occasione cerco di non ripeterli, però ci vuole tempo anche su questo. Che tra l'altro tu stesso mi hai detto che comunque nella recitazione non si finisce mai di imparare. Sì, sì, sì. Quindi non si è mai maestri, ma si è sempre allievi sostanzialmente. Sempre allievi, mai maestri, mai. Io studio, continuo ancora a studiare, adesso ho iniziato anche un corso di vocal coach, da un vocal coach molto bravo, e insomma non mi fermo mai, ecco, vado avanti con gli studi e continuerò sempre finché potrò, continuerò a studiare, perché è molto importante, mai pensare di essere arrivato, perché non si arriva mai, anzi sei finito. Sei finito se pensi di essere arrivato. E questo secondo me è anche un grande segno da parte tua di una grandissima umiltà, sì, e grande rispetto anche verso se stessi soprattutto. Sì, sì, sì. Quindi cioè, secondo me questo è anche una grande virtù che ti contraddistingue, perché sembra, ma secondo me non è una virtù che hanno in molti, un pregio che hanno in molti al giorno d'oggi. Tanti si sentono, magari hanno fatto anche cose più piccole, ma si sentono già arrivati, e parlo di qualsiasi campo artistico o culturale che dir si voglia. Quindi cioè, io sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata proprio perché sei tu, ti direi attore, certo, attore sì, ma anche forse il ruolo che più mi piace di te è quello di persona, più vero. Grazie. Perché e che ti ha dato secondo me tanto anche in campo artistico. Grazie. Perché come tu hai detto, sì, metto un po' di me in ogni personaggio che interpreto, e questo si vede, Jack. Io penso che, come tu hai detto all'inizio dell'intervista, sì, bisogna crederci, non mollare mai, e secondo me tu sei un esempio vivente di questa cosa che può ripagare anche nella carriera artistica. Grazie, mai perdere l'umiltà, e bisogna sempre andare avanti. E nonostante difficoltà, che questo lavoro, questo mestiere difficile da sempre. Gli ostacoli ci sono, quindi saltiamoci sopra e andiamo avanti. Bene, bene, sempre a testa alta. Sempre a testa alta, ma sempre con umiltà. Non ci resta che sperare che i mostri dei piramidi invadano tutti i botteghini, soprattutto anche il nuovo cinema Notadella qua a Bologna, e sì, ti rivedremo quindi su
grande schermo, io sarò in prima fila con i popcorn. Volentieri. Poi spero che mi inviterai. Invito tutti. Perfetto. Ci vediamo al cinema con The Pyramid. The Pyramid, grazie mille. Gianni. Grazie Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.